La striscia positiva della Roma finisce al Dall'Ara di Bologna, dove la partita termina 1-1. Diciamo che la Roma è una partita molto molto bene, purtroppo, con il tiro di Schick, con anche quello di De Rossi di testa. Poi si fa male a Ngolan e lì finisce la partita praticamente offensiva della Roma del primo tempo. Togli l'unico uomo che stava creando, che congiungeva il centrocampo con l'attacco, e Gerson purtroppo ha cominciato a giocare il secondo tempo, il primo tempo quasi nullo Gerson, poi va in vantaggio il Bologna, abbastanza fortunoso il gol, anche se è regolarissimo. Sentivo romanisti, anche i giocatori si lamentavano, il mani di Poli totalmente involontario, comunque la palla gli rimpalla sulla mano, ma neanche a dire che il braccio era largo, e purtroppo il Bologna va in vantaggio, la Roma cerca di dare una scossa alla partita ma non ci riesce, e si va in campo al secondo tempo, e finalmente, magari una volta che si gioca col 4-2-4 e Di Francesco, si assiste a una partita più avvincente. Il Bologna comunque è venuto a fare la partita che doveva fare, ovvero 11 uomini dietro la linea palla, ma non mi posso neanche lamentare con il Bologna, perché quando vai a giocare contro la Roma è normale che ti chiudi in difesa e cerchi di ripartire. Comunque speriamo due punti importantissimi per la corsa Champions. Ora sia la Lazio che l'Inter avranno due partite facili, abbordabili, la Lazio contro l'ultima e la penultima, quindi comunque sono molto, molto facili entrambe in casa, e quindi al 90% entrambe vinceranno e accorceranno. L'Inter ha anche una partita in meno, quindi ci potrebbe sorpassare e noi potremmo finire quarti. Comunque il secondo tempo la Roma si sveglia, cerca di fare qualcosa, però troppo poco. Comunque, Schick, ho sempre avuto tanta pazienza con Schick, ho detto che diventerà un top player, diventerà il futuro della Roma, però a una certa, allora io dissi sempre che non poteva giocare esterno ed era una cosa scontata, basilare, però anche quando giochi da punta non giochi, o Schick è un giocatore o da seconda punta oppure da panchina nella Roma, perché se Di Francesco vuole giocare con due punte, ovvero in un 3-5-2, in un 4-4-2, schemi così, non li usa minimamente, perché sacrificheresti gli esterni, insomma, Perotti, Schlau, Under, tutti questi. Schick non potrà giocare, e a meno che non lo affianchi una punta che segna. Dzeko Schick potrebbe essere buona, però non si può giocare così. Schick da solo non riesce a combinare quasi niente, se non un tiro in cui Santurro respinge molto facilmente. Comunque Santurro fa bellissime parate, terzo portiere mai esordito in Serie A, in Serie B, e fa belle parate. All'ultimo abbiamo avuto anche una bella occasione con Dzeko, e quando è entrato il bomber bosniaco si è visto che è cambiata la partita, purtroppo. E il turnover andava fatto, come ha detto Di Francesco, era impensabile non fare turnover, ma è impensabile non fare turnover ma mettere gente che può giocare. De Frel per la prima volta forse mi è piaciuto in campo quando è entrato, e di solito De Frel si addormenta praticamente, non, è strano, è un alieno in confronto alla partita. Questa volta è riuscito ad entrare, però anche io con Schick sto finendo quasi la pazienza. Quest'anno ormai è andato così, però 40 milioni sono veramente tanti, se è stato l'investimento più costoso da Roma. Avrai tempo per crescere, però lo dovrai fare in tempi non troppo lunghi, perché sennò rischi di bruciarti. Dzeko potrebbe addirittura anche partire quest'estate, e quindi affidarti le chiavi d'attacco non la sentirei mai, perché si sente troppo l'importanza di Dzeko, anche con mezza gamba, anche senza, anche rotto, comunque. Si sente troppo l'importanza di Diego, purtroppo. E che vi do di. La corsa Champions comunque ci vede ancora davanti alla Lazio e probabilmente dietro l'Inter, però non si sa mai. Quindi non ci scordiamo di essere orgogliosi di essere romanisti. Il video invece è qua. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, commentate e iscrivetevi al canale. Forza Roma!